Benvenuti nel mio canale, io sono Paola e oggi svuota la spesa Penny. Allora, sono andata al Penny, avrei dovuto spendere 72 euro di tutto quello che dovrò vedere, ma ho speso 57,40 euro. Come potete vedere qua c'è scritto 15 euro Vodafone Black. Allora, Happy Black. Quindi sotto c'è scritto anche, lo so che la mia foto, il mio telefono come sempre non mette a fuoco, comunque c'è scritto complimenti, hai autorizzato il tuo codice, il tuo sconto da 15 euro, torna a trovarci presto. Tra l'altro, tra le varie cose ho tirato su altri 5 euro di sconti, quindi ho risparmiato 20 euro. Avrei dovuto spendere quindi 72 più 5, 77, ho speso 57. Vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, vi faccio vedere subito questo così lo metto via. Ho preso questi ghiaccioli che non avevo mai provato. Se mi sono affettato un dito, perché so, vedete questo bel cerottino. 6 ghiaccioli, 99 centesimi l'uno, pochissimo. Sono gusti assortiti, sono anice, allora limone, granatina, penso sia marina, menta, arancia e gusto a sorpresa. Bella roba, gusto a sorpresa. Vi farò sapere che cos'è questo gusto a sorpresa. Ne ho presi due. Aspettate che li metto via. Eccomi. Tra l'altro ho letto che sono con succo di frutta senza conservanti. Sono un po' scuro, aspettate che accendo la luce. Olè, così mi vedete meglio. Non so se era meglio prima per voi o adesso. Facciamocelo andare bene. Anche perché, come sempre, i mega belli sono quelli che so. Vabbè, finché non riapre la mia parrucchiera. Allora, nel frattempo ho perso lo scontrino di nuovo. Bravissima. Fa niente, non fateci caso. Allora, poi ho preso questa, che perdendo lo scontrino non ho più pari idea di quanto costi, perché l'ho tirata su. Eccolo qua. Doveva essere per Rocco, perché abbiamo mangiato un tramezzino al volo. Coca-Cola, 99 centesimi. Coca-Cola. E 99 centesimi anche, no, 55 centesimi il tè verde. Ottimo. A me piace il tè verde. Poi ho preso due confezioni di cetrioli, perché Rocco ne va pazzo. Allora, vengono 1,99 l'uno, sono 1,39 kg l'uno e 931 grammi l'altro. Poi, questi qua che li abbiamo già provati e non sono male, anche se io ne mangio veramente raramente, perché purtroppo sapete il cioccolato è mio nemico. 1,79 dentro ce ne sono 3,69, ne vedete due in meno perché uno a testa, i miei bambini l'hanno già mangiato. Poi, se non dico male, fatemi controllare, 2,49 euro ho letto il prezzo, 6, ciao, anche se lo eccolo qua, 2,49 le barrettine che i miei bambini mangiano ogni tanto quando fanno i bravi, ne sono due. Poi ho preso questi della Cathy Fashion, 1,09 euro, anche se ho visto che forse lì per costavano meno, però questo qua era l'ultimo rimasto col formaggio e gliene ho preso uno. E due per i cani, 79 centesimi uno, che erano in offerta, credo invece di 99, perché non c'era il prezzo senza l'offerta. Poi per me, ebbene sì, per me ho preso queste 1,99 euro mezzo chilo, però le pere coscia a me piacciono un sacco, oltre all'abate. E poi queste qua, essendo piccole, magari quando sono al lavoro, invece di mangiarmi la mela che ci metto quella disidratata quel tempo, mi mangio questa che ci metto a metà. Poi, essendo morbida, essendo dolce, ma scende giù più facilmente. Poi due caschi di banane, ben, uno e due, che venivano 1,19 euro, giusto, 1,29 euro al chilo, sono 1,8 kg di banane. E questo bella angurietta, 99 centesimi al chilo, spero di averla presa buona, per un 3 kg e rotti. L'ultima cosa di verdura, sì, a prezzo pieno era questa, 1 euro a prezzo fisso,
1,19 euro sono, non c'è scritto, vediamo subito perché non ho visto i grammi, 350 grammi. Vabbè, costa un po', però va bene lo stesso. Perché se non ricordo male, l'avevamo finta io, l'iceberg, ne ho prese due. L'iceberg la preferisco tra tutti i tipi di insalata, non solo perché si mantiene a lungo, si mantiene molto di più rispetto alle altre, e poi è comunque dolce, a me piace molto dolce, sia dolce che croccante, quindi a me piace. Adesso vi faccio vedere tre cose di pasta quella già pronta, che era una vita questa che noi le compravamo, le ho comprate quando ho fatto l'altro svuota la spesa Penny, sempre usando il codice da 15 euro di buono sconto, sempre, no, forse in quella volta lì era 10 euro per una spesa di 60, forse quella volta lì, adesso sono 15 per una spesa di 60, ma vi dico bene alla fine. Quindi ho preso questo, che è un chilo, 2,29 euro, prosciutto crudo, idem un chilo la carne, e no, su questo non c'è scritto, però ad esempio sull'insalata c'è scritto prodotto italiano, non so se si vede, faccio vedere bene, prodotto italiano, non so, chi mi segue sa che sono un po' fissata, sono diventata fissata sul ah no, prodotto italiano, vedete, questo qua, che è quello con la ricotta e spinaci, 2,19, un chilo, prodotto italiano. Io ormai sono, anche questo qua la carne, prosciutto e ricotta e spinaci sono prodotto italiano, questo qua la carne non è specificato, non è specificato, quindi non si sa. Poi questo, perché Rocco mi ha stressato di comprarglielo, 2,99, un pelo a patate normalissimo, che al mercato se andate lo trovate anche un euro. E vi faccio vedere invece l'ultima cosa, la sezione carne, perché stavamo un po' scarseggiando. Allora, ho preso questa perché mi ricordavo di averne ancora in frigo, in freezer, perché io faccio, a parte questa qua che di verdure è proprio pochissima, perché l'avevo appena comprata la verdura, e erano giusto le banane perché i miei figli ne mangiano come se non fosse niente, le banane, più che altro franci, e l'insalata che sapevo di aver finito. L'anguria la voleva Mario, quindi è proprio pochissimo di verdura, se no noi in genere ne compriamo a quintalate, fate conto solo 2 kg per tipo di verdura. Eccomi, scusate, mi sa che forse traballa un po' l'immagine, l'ha traballato per 2 secondi. Allora, quindi dicevo, io la carne la prendo una volta al mese, faccio il carico, tanto già bene o male so quello che mangiamo e la quantità è la stessa, quindi spendo quei 150 euro al mese di carne e una cinquantina d'euro di pesce. È sbagliato, lo so, però noi pesce non ne mangiamo tantissimo, a parte l'affettato che Mario panino proprio va a nozze con i panini. E quindi, visto che mi stava finendo la carne, ne ho preso una parte. Ho preso questo, che tra l'altro ho visto che la carne e gli affettati marchio Penny sono tutti prodotti italiani. Allora, questa è bovino, veniva, mi sembra, due, togliamo questo. Allora, il macinato di bovino 2,99, sono 400 grammi, veniva, infatti mi ricordavo che veniva su 7 euro circa al chilo, ed è buonissimo come prezzo, ed è prodotto in Italia, vediamo. Ah, però io mi sono, sai che mi sono un po' lasciata fregare, perché ho letto prodotto in Italia, ma c'è scritto origine della materia prima, cioè della carne. Vedremo con il resto che vi farò vedere, dirò poco alla volta, perché sì, va bene, è macellato in Italia, ma a me interessa anche l'animale sia italiano, però vabbè, pazienza, anche perché avevo l'occhio in macchina che mi stressava e quindi ho dovuto fare in fretta. Comunque questo, poi ho preso la lonza a fettine, in genere io prendo il pezzo e mia mamma poi lo taglia. Invece stavolta l'ho preso già affettato, ne ho presi 1, 2, 3, 4, 5. Questo invece leggo con soddisfazione, innanzitutto veniva la Arista a fette 3,29 per 350 grammi e leggo molto volentieri 100% carne italiana.
maiale nostrano. Questo mi rende molto molto felice. E diciamo che con la lonza siamo a posto. Poi, anche in questo caso, la salsiccia è carne italiana. Veniva 3,29 euro, ne ho prese 3. E anche con la salsiccia per questo mese siamo a posto, perché è un totale di 450 grammi. Sapevo di averne un altro pezzo, quindi sono 2 kg. In genere tutto, anche in questo, anche nel caso della carne, è sui 2 kg. Tranne il pollo, che ne prendiamo un pochino di più. Ah, questo l'ho fatto vedere, questo l'ho fatto vedere. L'ultimissimo pezzo è questo. Prodotto in Italia, però non c'è scritto se, fatemi controllare. Ah, carne di suino italiano. Perfetto, quindi il suino siamo sicuri che è italiano. Penny, sicuri. Dicono loro, perché noi ci atteniamo sempre a quello che dicono. Questo ne ho presi 2. Sono bocconcini per 400 grammi per 3,29 euro. Da fare ai miei bambini in padella. Questi vanno benissimo perché sono senza pelle, dovrebbero. Il video finisce qui. Spero che vi abbia fatto piacere. Ah no, scusatemi, che video finisce qui? Che stupidella. Voi siete, magari siete rimasti fino alla fine senza che io vi abbia detto come ho fatto a risparmiare questi 15 euro. Per un po' di tempo vi ho detto che la Vodafone nella sezione Happy Black vi dà la possibilità di avere degli sconti aggiuntivi. Costa intorno ai 3 euro l'abbonamento mensile, però questi 3 euro vi assicuro già per quello che mi riguarda sono ampiamente ripagati. Questa volta, perché venerdì c'era, tra l'altro, per chi ha sempre l'applicazione della Vodafone e quindi usa la Vodafone come operatore, davano la possibilità di avere 10 euro di sconto su una spesa di 60 euro, quindi sarebbe stato uno sconto aggiuntivo. Io non ho fatto in tempo mi sono dimenticata che era venerdì e quindi col buono lì è saltato. Però guardando nella sezione più black ho trovato questo buono da 15 euro per una spesa di 60 euro. Quindi invece di 72 ne ho pagati 57. Cosa dovete fare voi per chi ha come operatore Vodafone, che secondo me rimane il migliore? Scaricate l'applicazione il primo mese l'applicazione è gratuita, assolutamente. Però dove potete fare la ricarica, potete accedere gratuitamente a questi regali che vi vengono dati ogni venerdì. In più c'è questa sezione che si chiama Happy Black, nella quale potete, vi ripeto, il primo mese è gratuito, poi lo pagate intorno ai 3 euro e ogni mese, ogni tot di tempo vi danno dei buoni che possono variare non solo in base al mese, ma possono cambiare a quello che ho visto anche ogni 2-3 settimane, dipende, secondo me, quello con cui hanno l'affiliazione in quel momento. Attualmente, tra le altre cose, c'è il codice di Privalia, c'è il codice della Chicco, il codice di 1 euro e c'è anche questo. Quindi capite, per chi deve comprare delle cose e non ha voglia di uscire, è un ottimo. E c'era anche il codice di OVS. Quindi per chi non ha voglia di uscire, questo è un ottimo sistema per magari comprare risparmiando, e quindi quei 3 euro, anche fossero 4, anche fossero 5, sono già ben che ripagati, perché anche se non lo usate questa sezione per un mese, siete tranquilli che nel momento in cui lo usate l'avete ripagato. Infatti vi ho fatto vedere 15 euro ed è la seconda volta. Nella playlist trovate cosa ho comprato io con la prima volta. Adesso veramente il video finisce qui. Ringrazio tutti gli iscritti. Adesso mi metterò a registrare anche un video che ho fatto con dei buoni risparmi per Casa Henkel e Bottega Verde. Spero che il video vi sia piaciuto. Se non volete perdere nessuna di queste nostre bellissime imprese, iscrivetevi. Se non sono stata chiara, commentate, o se volete qualsiasi altro video, commentate. Ringrazio ancora tutti, ci vediamo presto. Un bacione e al prossimo video, ricetta, spesa, wedding vlog o musicale di Rocco. Alla prossima, ciao ciao!